A vedere quello che facciamo noi con i nostri figli. Grazie di cuore. In quello che io ho definito Gussago Speedway, cioè la pista, ci metteranno delle vetture incredibili, belle, spettacolari, particolarmente storiche e qualche moderna. Chi guida queste vetture sono dei veri e propri attori in questo caso, nel senso che loro sanno perfettamente che non è una competizione, però devono fare spettacolo e loro sono molto bravi, io li conosco quasi tutti e vedrete che in numeri, perché quel tracciato lì è fatto in un modo tale, con due rotonde, che effettivamente mette in risalto le doti di guida, particolarmente con le vetture a trazione posteriore, ce ne sono tante. C'è Loris Candian, vabbè. Dovrebbe venire qua, dovrebbero venire qua perché li vogliamo vedere tutti. Lì davanti, una leggenda, perché ci porta a ricordare un grande pilota bresciano, Nick Busseni, a cui è dedicato in occasione dell'istorico Coppa Città di Brescia un memorial. È qui presente il suo fratello con la Porsche Ricard, Claudio Busseni. Con la Lancia Delta Integrale Martini Racing Febis, dov'è? Eccolo qua. Ancora con la Porsche, in questo caso 911 RS, Alberto Carmeli. È un caro amico perché indossa il giubbotto del Rally Club Sandro Munari, di cui anch'io faccio parte, con la Porsche 911 Gruppo 4, Onofri Roberto, Roberto Onofri, eccolo qua. C'è anche la camicia Rally Club Sandro Munari. Allora, con una vettura da pista, una vettura GT e una Porsche 993, Giuseppe, si chiama come me, Camanini. Questa è una vettura moderna, è una Renault Clio 2000 che corre in gruppo R classe 3, Romano Pasquali. Abbiamo con l'Opel Kadett GTE Giulio Petretti, ricorderete l'anno scorso era presente Pedro con la Lancia Rally 030, no, con la Stratos, corre con la Lancia Rally 037. Che quest'anno purtroppo per impegni, forse per curare meglio la Lancia Rally 037, sono all'Elba, ecco, non è potuto esserci, per cui vabbè, ma sono certo che mentalmente ci sta pensando a questa iniziativa, eh?
Allora, con la Renault è una vettura moderna, Clio RS 2000, Paolo Reccagni. Con la Talbot Sunbeam T, Gigi Manzoni, eccolo qua. Ancora una vettura moderna, è una C2, gruppo R2, 1006, Cristian Mignocchi. Poi abbiamo con l'Opel Kadett, gruppo 2, Franco Simoni. Con l'Opel Manta GTE, Fabio Salvi. Con una splendida BMW M3, Paolo Bettini. Questo è il parterre de Roi di piloti e di vetture che stasera ci faranno divertire alla grande. Sì, prego. Allora, dunque, se sono dei piloti è ovvio che sono degli sportivi, su questo non ci piove, in campo automobilistico. Sì, perché in campo fisico. In campo fisico io ora di ginnastica artistica. È soprannominata la farfalla di Orzi Nuovi, ecco l'inghippo, ma anche la cannibale, evidentemente perché vince dappertutto, anche il mondiale. Dunque, è stata la prima ginnastica in Italia ad eseguire lo Zucara avvitato Silvas, un doppio salto indietro con doppio avvitamento. La sua è una vittoria storica nel 2006 che gli ha permesso poi di avere il collare d'oro del CONI e nel 2007, a 17 anni, è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha partecipato poi a due edizioni dei Giochi Olimpici, Pechino 2008 e Londra 2012, a numerose edizioni del Mondiale naturalmente, e altre partecipazioni da juniores a partire dal 2004, ed ha collezionato in totale 4 medaglie mondiali e 9 europee. La preghiamo di mettersi nel mezzo ai piloti, lei è Vanessa Ferrari ed è testimonial del terzo evento Gocce di Solidarietà, eccola lì. Allora facciamo un abbraccio noi piloti alla grande campionessa, eccola lì, magari le foto di rito. Vanessa Ferrari, ancora un grande applauso, la salutiamo naturalmente. Credo che abbia vinto una gara anche ieri, mi pare di aver capito.
da qua questa giornata non solo perché è stata favorita da qualche giorno non sia una lotteria con tanti premi. Vettura storica, ma come vettura autorally classica, che è un'altra categoria.
andiamo a fare un'intervista a Doris Candiani. Gruppo N3, credo, ha preparato dalla Cima Autosport. E poi Bettini con la splendida BMW M3 Rothmans Sport. Bernard Legan, Jean-Jacques Lenn, BMW M3 Rothmans. Una super special stage ripetuta al Rally Coppa Città di Brescia, no? Il prologo della prima giornata. Allora, bella l'idea, ma parliamo di oggi. Gocce di solidarietà per i bambini, naturalmente, quindi vorrei il tuo parere sulla pista e sulla solidarietà in generale. Comincia vero viscido e benedetto. Ma tra poco arriva Tommy, perché stamani l'ha fatto. Rende l'ambientazione davvero molto vicina alle corse su strada.